benvenuti a questo nuovo video. Io come sempre sono Nicky Box e siamo oggi qua di nuovo su Clash Royale, ragazzi. Le scorse partite erano andate bene, ragazzi, ma come vedete i miei trofei sono scesi proprio drasticamente, perché sto attraversando un momento in cui faccio schifo al cazzo, fondamentalmente. Cioè, sto perdendo tutte le fottutissime partite, indistintamente da dove gioco. Cioè, se gioco all'università, se gioco al bar, se gioco nei campetti, se gioco per... Le perdo sempre. Anche con la massima concentrazione le perdo, per forza. Quindi direi di andare subito a fare la prima battaglia, vedere contro chi cazzo ci mette. Thor, tigre del Foudre. No, forse quello è francese, io non lo so. Ok, io metterei subito la Valchiria qua. Come sempre, questo è ovviamente, lui ci deve... sì. Ok, mongolfiera e traghetto. Io, ragazzi, non so come posso contrastare mongolfiera e traghetto. Cioè, è impossibile. Dai, me l'ha quasi fatta. Vaffanculo, che infame. Ok, lui mi ha messo la strega lì. Io però attaccherei qua col principe, dato che... Ok, mi sa che quella torre è fottuta. Quella torre è dannatamente fottuta, secondo me. Adesso li distraggo in questa maniera. Dai che mi ha messo gli sgherri, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Dai che la torre sta attaccando la strega. Perfetto, raga. Valchiria a distrazione degli sgherri, che attaccherà. Attaccherà e gli la butterà giù la torre, secondo me. Io adesso gli metterei anche un moschettiere qua a distanza, che bersaglia come un pazzo. Ovviamente lui ha messo il drago, perché se non mette il drago non è contento. Ho modificato il mio mazzo, ragazzi. Ho messo il domatore al posto dell'orda di sgherri, mi pare. Perché lo trovo meglio. Non avevo niente che andasse ad attaccare direttamente la torre. Come vedete, in questo caso è utilissimo, perché io metto questo e chiunque mi metta lui davanti, la torre è andata. Perfetto, quindi la prima fottutissima torre è andata. Adesso io proverei. Niente, proverei. Qua ci vuole per forza la freccia, perché sennò sono troppi. Ok, perfetto. Goblin. E si va via. Proverei, ragazzi, proverei, azzarderei. Ma non ho abbastanza, elisir. No. No, no. Ok, i primi due sono andati proprio subito con la Valchiria. Azzarderei, ragazzi, una combo. Non so se piccolini e principe o barbari e principe. Adesso vedremo. Dipende che cosa lui mi metterà. 60 secondi restanti, dai, io proverei barbari e principe. Vaffanculo. Vai così, dai, spingili. Ha messo la streghetta lì, ha messo la streghetta lì a caso. La Valchiria lì completamente bruciata subito. Ok, perfetto, ragazzi, dobbiamo distrarli. Gliela possiamo prendere la torre, ragazzi. Gliela possiamo agevolmente prendere. No, perché ovviamente non so come mi ha distrutto tutto. Dai, domatore, almeno un colpo, perfetto. Oddio, quanta gente c'è qua. Non l'avevo vista, no, ho sbagliato tutto. Porca puttana, mi ha fatto la torre. Non l'avevo lontanamente vista quella gente là. Quanta gente c'è qua, ragazzi. Mi ha schierato il mondo, mi ha schierato. Cristo, devo subito difendermi in qualche modo. Barbari, mazzate le due streghette subito. Cristo, raga, quanta gente c'è. Oddio. Perfetto, glielo fate fuori tutte. No, il traghetto, raga, no, il traghetto. Devo mettere un moschettiere, perché se mi fa la torre. Ok. Dai, domatore, dai, domatore, dai. Devi fare qualcosa. Valchiria, adesso qua devi ucciderli tutti con un colpo. Dai, frecce, colpite. No, Cristo, ho perso, raga, ho perso, non c'è niente da fare. Ho super perso. Ma porca p***a. Siamo 1107 trofei, ragazzi. Direi di andare a fare subito un'altra fottutissima battaglia, che devo assolutamente vincere, non ce n'è. Cos'è, mi stava morendo il computer. Ok, perfetto. Dunque, lui ha subito messo lì la casa dei goblin, che a me, raga, dà veramente troppo fastidio la casa dei goblin. Io quindi contrattacco di Valchiria e barbari, sperando che lui cambi di lato. E ovviamente subito orda di sgherri, così, perché sennò non è giusto. Però io ho fatto attenzione, io ho fatto un danno incredibile alla torre. Ma incredibile, raga, ma proprio incredibile. Ovviamente, meno male che mi sono tenuto il moschettiere. Meno male che mi sono tenuto il moschettiere, raga, perché sennò era la fine. Buttate giù sta cazzo di mongolfiera. Perfetto, raga. Allora, lì praticamente la torre è quasi caduta. Quasi caduta. Adesso vediamo, perché non so se butta giù il drago. Sì, ce l'ha fatta. Madonna, il moschettiere, raga, che potenza. Vai, principe. Vai, principe. Sei tutti noi. Manca un attacco alla torre. Bam, la torre è andata. Perfetto, ci siamo.
Raga, sono contento. Questa potrebbe essere la partita che forse mi farà vincere. Forse, dico forse. Devo attaccare qua, raga, perché quella torre non mi serve. Bam! Ok, perfetto. O forse ho fatto una cazzata perché ho sprecato le frecce in un momento in cui mi sarebbero potute servire. Ma vabbè, attacchiamo con la Valchiria e il domatore, ragazzi. Tutti i colpi se li prende la Valchiria. Il domatore gliene riesce a fottere qualcuno, ma va bene così. Dobbiamo distrarli, raga, questi sgherri, perché sennò ce l'abbiamo veramente nel cuore. Per non dire altro. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Che ansia il drago, gli sgherri. Sono veramente troppo forti. Insieme sono troppo... No, non ce la farai a prendermela. Non ce la rastafarai a prendermela. Vediamo, dobbiamo difendere il moschettiere con l'orda di scheletri. Vediamo se ci porterà fortuna questa mossa. Ho deciso che le frecce, raga, non le utilizzerò mai più. Cioè, praticamente le frecce ce le ho nel deck solo per fottere gli sgherri. Perché veramente, sennò, sono troppo forti. Dai, raga, attaccate, raga. Siete in 350.000. Due... No, neanche. Qua, vai. La deve distrarre. Distrarre. Grande Valchiria. Dai, 704. Devo difendermi, raga. Devo difendermi. Volevo attaccare di più, ma devo difendermi in realtà. Devo difendermi, raga. No, no, bella, bella, bella. Mi sono cagato addosso per un secondo. Bella. No. Devo su... Le... Dai, un attacco no neanche, giusto? Mi sembra giusto. Sì, vabbè, di nuovo il drago, raga, non è possibile. Vai, Valchiria, spawna, spawna, veloce. Sì, sì, sì. Dai, va bene. Dai, va bene, raga. No, porco diavolo, questi no. No, mi fanno la torre, mi fanno la torre. Porco diavolo, raga, che fastidio. Vai, Valchiria, attacca. Vai, Valchiria, attacca. Per piacere, sei tutti noi. Dai, che forse le frecce lì. Ammazzo, no, no, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ne ho mancate alcuni. Dai, draghetto, attacca la mia Valchiria. Ho bisogno del domatore. Qua forse ce la fa da solo la torre a difendersi, sì, perché... Però, madonna, raga, minchia, ho rischiato, eh. Ho rischiato veramente tanto. Ho rischiato veramente tanto. Vai, domatore, dai, no, non ci voglio credere, non ci voglio credere, non ci voglio credere io, raga, non ci voglio credere. Cazzo di frecce. Perché c'è così tanta gente lì? Io non ho niente per tirare giù la mongolfiera che mo me la fa, mo me la fa, raga, mo me la fa per forza. Una bella partita, tua madre, bella partita, stronzo. Stiamo retrocedendo come delle scimmie. Io farei l'ultima bastardissima partita, raga, e se non vinco, giuri Dio, che spacco qualcosa, veramente, perché devo bestemmiare tutto se non vinco. Ok, Benji280, questa qua è la persona più brasiliana dell'universo. Anche se c'è la bandiera francese, sarà brasiliano lo stesso, perché ho così questa sensazione. Comunque, raga, adesso lui giustamente spawna subito Pekka e Principe, così in allegria proprio, perché è giusto così. Finalmente qualcuno che gioca di foizza. Vediamo, vediamo, bam, tutti via. Tutti via. Goblin e moschettiere. Se riuscissi, vabbè. Va bene così, dai, un po' di danno glielo facciamo sicuro. Un po' di danno glielo facciamo sicuro, sicuro, sicuro. Ok, sapete, raga, cos'è? Ho poche cose che attaccano dall'alto. Cioè, ho poche cose che fanno danno aereo, insomma. Non so come spiegare, tipo draghetti. Come si chiamano? L'orda di sgherri, appunto. No, il Pekka, raga, il Pekka sta arrivando. Il mini Pekka, poi, vabbè, se fosse il Pekka sarebbe un problemone. Ok, un colpo solo. Un colpo solo mi ha fatto... 350 miliardi di danno. Comunque va bene. Ok, vai domatore. Vai domatore di cinghiale, scortato dal moschettiere. Vediamo quanto danno gli può fare. Sì, perfetto, sì, sì, perfetto. Perfettissimo, raga. Boh, quella torre è andata. Attacchiamo subito dall'altra parte. Attacchiamo subito dall'altra parte, perché è necessaria questa cosa. Anche solo con la Valchiria e i Goblin, raga, un po' di danno glielo facciamo sicuro. Perché... Ah, no, perché mi ha messo subito quelli. Però forse gli tira giù la Valchiria, raga, che è troppo forte la Valchiria. No, sono rimasti con niente di vita, ma non gliel'hanno tirata giù. Allora, adesso aspetto che la torre le ammazzi profondamente. Minchia, che fastidio! Che fastidio la mongolfiera! Un dito in culo la mongolfiera! Non la sopporto, veramente, raga. Io devo attaccare di là, fatemi attaccare.
attaccare, che se no finisce a schifo qua. Dai, 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 che erano quasi arrivati alla torre. Ma io non ci voglio credere. Ma che sfiga è. Boom, sono arrivati alla torre. E pure il pecca. Ma che cazzo è? Domatore, vai, domatore. Eh sì. Da che gli ne ammazzo tutti con le frecce. Bam. Non tutti, però quasi. Di nuovo il principe, raga. Dobbiamo attaccare proprio di... hai rotto i coglioni con sta mongolfiera, però. Che ansia. Quanto gli ha tolto? Quanto gli ha tolto? Raga, quanto gli ha tolto? No, non riesco neanche a tirare giù con le frecce. Vabbè, abbiamo vinto, raga, ma... abbiamo vinto, ma con una corona, raga. Abbiamo vinto, ma con una corona. Finalmente, finalmente, raga. Se no dovevo spaccare la tastiera o il computer. Quanto gli ha tolto il principe comunque, raga? Cioè, incredibile. Scrivetemi sotto, nei commenti, il mazzo che usate voi. Io sono in arena 4. Ho 1108 tofrei. E niente, scrivetemi sotto, nei commenti, il deck che usate voi e quello che secondo voi è più forte. Io, veramente... questo l'ho utilizzato per un periodo e sono salito fino a 1400 trofei. E ad un certo punto mi hanno scassato di botto e ho incominciato a perderle tutte, raga, veramente tutte. E niente, sono qua. Bene, ragazzi, questo come sempre era Clash of Clans. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Sotto in descrizione c'è la pagina Facebook e la pagina Instagram. Lasciate un bel like se vi va. E noi, come sempre, ci becchiamo al prossimo video. Bella!